Fitness Caffè, ciao Gianni. Siamo oggi qua al Fitness Play Event, è una bellissima giornata di sole, la gente è carica di energia e ci sono pure un bel po' di persone che stanno facendo lezioni. Abbiamo iniziato questa mattina dalle 9 e adesso ancora sta proseguendo. Il Fitness Play Event, mi spiega il mio socio, la finalità di questa manifestazione. Finalità è uno scopo benefico per aiutare i bambini malati di fibrosi cistica, quindi beneficenza. Abbiamo contattato il settore di fitness da tutto il mondo e quindi la prima edizione di questa grossa manifestazione sportiva, sono arrivati 15 istruttori da ogni parte del mondo, Spagna, Brasile, da Milano, e quindi c'è stato questo binomio tra sport e beneficenza. Sì, infatti il link che abbiamo voluto creare è proprio quello fra lo sport e la materia scientifica di quello che è lo sport, perché lo sport, oltre a essere divertente, oltre a fare bene alle persone che sono sane, non hanno patologie e vogliono essere allenati, fa anche molto molto bene alle persone con determinate patologie come quella della fibrosi cistica, perché queste persone hanno difficoltà respiratorie grazie a causa dei muchi densi che si vengono a formare. L'attività aerobica riesce a drenare e riesce a far stare meglio queste persone, anche con ginnastica respiratoria, ed è molto utile anche per esempio alle persone con il diabete di tipo 2, perché diminuisce l'insulino resistenza. Quindi il nostro messaggio oggi è quello di dare un messaggio di sport, di fitness, come divertimento e come correlato alle patologie, e quindi per far stare meglio le persone. Un ringraziamento particolare va che ci ha permesso di istituire il polifunzionale di Soccavo, ossia al dirigente Rosario dell'Aquila, il direttore del polifunzionale, al sindaco Rosario del Torino e a Paolo Pandolfi dell'assessorato allo sport, in più agli sponsor che ci hanno permesso di realizzare questa manifestazione: Kickstore, Fiat Azzurra e altri sponsor.